No, ti prego non farlo. Mi sto sentendo subito male. Così, ma tu sei impavida. Io ti faccio una denuncia. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. No, ferma, ferma. Questo è il mio video, quindi ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Iris. Samara. Iris. Sei Iris o Samara? Samara, okay. Tu sei Iris. Allora, diamo il benvenuto a Iris nel terzo episodio di Affronta le tue paure. Quali sono le tue paure? Allora, ne ho due principalmente. Ok. I ragni. Che l'abbiamo fatta con Lisa. E le api. Che non abbiamo ancora fatto con nessuno. E quindi ti ho portato in questo posto bellissimo. Facciamo vedere il posto, per favore. Quello che faremo con le api ora non te lo dirò, perché il video deve iniziare adesso. Però volevo chiederti, perché hai paura delle api? Allora, non lo so, perché sono alcune sono pelose, altre invece le vespe mi fanno paura. Poi hanno il rumore, volano e quindi non si sa mai, poi ti possono pungere. Sono proprio brutte, cioè io quando ero piccolina mi ricordo proprio che pur di superare questa paura mi mettevo con le cuffie e con il rumore delle api su YouTube, ma mi metteva a piangere. Cioè anche solo il sentire il brrr mi fa piangere, cioè sto male, mi sento davvero male. Sarà una lunga giornata. Però vogliamo avvisare i tuoi e dirgli cosa stiamo facendo. Perché allora, non sei allergica alle api? Non penso. Tu non sei allergico alle api? No, io no. Io non, okay, sono allergica alle api, quindi possiamo farlo. Chiamiamo i genitori di Iris. Chiamiamo il papà, che mamma mi sa che è dalla parrucchiera. Ok, chiamiamo il papà. Iris. Papà? Dimmi. Come stai? Bene, grazie. Tu come stai? Io tutto bene, grazie. Allora, io oggi sono andata con Samara, che non mi ha detto cosa stavamo andando a fare. E ora mi ha svelato cosa andremo a fare circa. Allora, sai che io appena vedo un'ape urlo, impazzisco male. Sì. E sai dove mi ha portato? In un'apicoltura. Già. Immaginavo. E ora ho una tuta gialla terra da utilizzare con le api. Hai una? Tuta gialla anti-api. In caso la pungono, ma affronterà la sua paura. Va bene, va bene. Vabbè, allora iniziamo. Così, almeno si elimina un altro problema. Oh, era detto papà, era detto papà. Mi spiace. Andiamo, iniziamo, forza, andiamo. Ciao, dai, papà. Dai. Ok, Iris. Samara. Stiamo per iniziare? Così sembra. Oddio, non riesco a salire. Ho troppe cose in mano. Siamo pronti? Ive, andiamo 10 minuti allora. Ah, beh, allora possiamo parlare di mille cose in 10 minuti. Iris, come ti senti? Molto bene, sinceramente. Ma sono tante. Sono 50.000 api per ogni alveare. Urca voglia! Quanti alveari sono? Sono circa 40 alveari, cioè 2 milioni di api. Bene! 2 milioni di api non sono tante. Allora, ok, dobbiamo ci siamo. Scendiamo intanto, giù. Allora, dobbiamo infilarci? Cioè, basta. Ma sono un minion. Sono un minion, mi mancano gli occhiali. Io ho bisogno d'aiuto. Non deve toccarti la punta del naso, la rete, perché sennò magari ti pungono la punta del naso. Ti pungono la punta del naso? Se il naso tocca la rete. No, no, starò attenta a non farlo toccare, guarda. Amara, non far toccare la punta del naso, che sennò ti pungono il naso, vai in giro come un clown. Mi sento un po' claustrofobica in questo momento, cioè ti giuro, tutto, vedo tutto a rete, un attimo di paura, un attimo. Sento chiuso in una gabbia, sono all'aria aperta, mi fa caldo, ci sono le api. Sto trovando una cosa positiva in questa situazione. Sono però più terrorizzata di prima. Voglio togliermi i capelli dalla faccia, mi tocco e c'è la retina. Se me la avvicino alla faccia mi pungo il naso. Io sto per piangere. Non voglio piangere, voglio fare la forza, perché oggi siamo qua per superare le devi mie paure. Devi superare le tue paure, ce la farai. Siete pronte? Aspetta. No, che fai? Dammi cosa 5? Succede ora? Niente, dammi 5. Dagli 5. Dammi 5. Ragazzi, non ce la faccio. Dì che ce la fai. Dammi 5. Provate ad andare a riprendere dal davanti. E vedete l'entrata piano, venite a vedere qua. Ti faccio vedere una cosa che faccio io. Tu ma sei ti faccio senza vedere protezioni, porca miseria. Ti prego. L'ha presa in mano, E è importante specificare che non le fai assolutamente male. In ogni secondo la lasci libera e guarda che lei se ne vola via. Le api sono animali, quindi sono istintive. Per quello che ti dico, è normale e giusto, comprensibile avere paura, ma è anche bello vincere la paura. Ma guarda che io vedo che da quando hai messo il fumo si stanno agitando, No, al contrario, cercano di capire cosa succede. Oh, cazzo, no, mi allora sentite un'ape vicino al collo, ragazzi. Perché stai buttando il fumo lì? Fa? Vai avanti. No. Le calmi. No, Samara. Oh, se lanci quella cosa io ti... No, ma che fa questo? Vedi che faccio movimenti lenti?
Sei tipo un gruto di miei guanti. No. Oh mio Dio, ma quante sono? Oh mio Dio, ma quante sono? Queste sono alveari. Quante erano ad alveari? 50.000? Arrivano in stagione 50.000. Questa rete serve a impedire all'ape regina, ora la cercheremo, di andarvi sopra. Ve la tolgo, così vedete bene il nido. Ora, quello che ti chiedo è un millimetro alla volta, se te la senti, man mano ti avvicini e le guardi. Vai Iris, ti lascio la scena. Come stai Iris? Che dici? Non molto bene, preferisco non dire. Io mangio la pappa reale. Non è che è una cosa brutta che la mangio e si arrabbiano con me? Io bevo la pappa reale. Oh, cosa fai? No, no, no. E le vedo un po' agitate. Tipo sedando. Io vedo più agitata te. Sei bravissima, Chino. È difficile per chi ha paura delle api fare una cosa del genere. Brava, brava. Io rimango a distanza di sicurezza, è il mio format, quindi non devo affrontare niente. Prego. Ti ripeto che se vuoi lentamente ora avvicinare la faccia, sei in sicurezza. La faccia? Sì, cosa stai dicendo? Per me era questa la distanza raggiunta. Cioè, ero felice, avevo raggiunto il traguardo, ecco. No, il rumore, no, il rumore è la cosa peggiore che proprio non sopporto. Te la sentiresti se io tiro fuori un telaino così te lo faccio vedere? Tanto so che faremo ancora di peggio, quindi a questo punto ti dico. Se questo è l'inizio. Allora, andiamo. Iniziamo. No, testimone. Questo qui è il maschio, testimone. Sono solo, diciamo, guarda. Guarda, io ti stimo guarda, tantissimo guarda, per il lavoro che guarda, fai. Guarda, non gli può così interessare di meno di farvi pungermi, non gliene può interessare. Perché non ti pungono? Perché non è loro interesse, non gli sto facendo nulla che gli manchi di rispetto, anzi le sto rispettando. Si lasciano prendere. Oddio mio, non a mangiarla. Però vedi, guarda, ci tengo a dire che ci tengo molto a questo discorso, che non stai facendo nulla all'ape. Devi saperlo fare, logicamente. Ora ti chiedo di fare un altro passettino e di provare a prendere in mano tu, te lo tengo io, in sicurezza, però parla bene. Se decidi, una mano qua e una dall'altra parte. Ora... Non so se ce l'ho. Ora io lo mollerò. No, ti prego non farlo. Lo tengo ancora un po'. Che bravo! Occhi, Sammy. Che brava, Samara, io ti faccio una denuncia. Posso provare a mollare così lo terrai solo tu? Sì. Mollo, eh? E mi allontano. Ora stai facendo tutto tu. Quel telaio nelle tue mani. Io le fisso sperando di intimorirle. Ma se una inizia a volare è la fine. Loro non hanno paura di te, Iris. E io sì. Però aspetta, possiamo fare un applauso a Iris? Brava! Ancora si spaventano, aspetta. Fai... Piano. Hai sulla tuta. Piano, hai sulla tuta piano. Se arriva piano, ok? Non ti preoccupare. Batti 5. Piano. Prima che... Aspetta che c'ho il naso attaccato. Ok, batte 5. Sento quel naso, guarda veramente. Ragazzi, mi vedete, mi sono paralizzata, ho tutto attaccato al corpo. Qual è il secondo step? Il secondo step chiederò a Iris di fare un passettino in più e di provare, con su naturalmente il guanto protettivo, di accarezzare docilmente le api per rendersi conto che loro sono assolutamente innocue e non interessate a fare del male. Io le sto accarezzando e loro fanno come se io non stessi facendo nulla, addirittura posso prenderla e quando la mollo lei non fa nulla, lo vedete? Vola via, hai visto? Vola via. Oh! Vai Iris. Se te la senti le accarezzi lentamente. Che brava! Che no, brava! No ragazzi, mi sto sentendo brava. Male. Oh mio Dio! Io mi sto sentendo subito male. Subito così, ma tu sei impavida. Adesso la tengo più in alto così. Piano che si arrabbiano queste. Iris, ma sei fortissima. No Samara, questa la vedo agitata. Questa è agitata, guarda, la vedo agitata. E perché è impazzita? Che brava. Però sono bellissime. Ma Samara, ma cosa stai dicendo? Brava. Sono molto piena di Iris. Finito. Vuoi fare una pausa di riflessione ai nervi? Sì. Per distenderli? Dai. Dove stai andando? Brava. Iris, come stai? Mi sento un po' sconvolta. No, non devi essere sconvolta. Allora... Nessuno ti obbliga a fare niente. Quindi anche gli step che faremo adesso, cioè, non è finita. Non è finita, vero? Assolutamente no. Ma è di peggio? Cioè di peggio? Cioè di peggio o di meglio, che dire si voglia. Scusa, che altro devo fare per carezzarle? Io non lo so. Però qualsiasi cosa faremo adesso, nel momento in cui ci dirai problema, noi ci fermeremo e non andremo avanti, perché devi affrontare le tue paure. È una sfida che hai con te stessa e io ti aiuterò semplicemente ad affrontarla. E se me la supero la paura? Vabbè, la sta già superando, no? Tantissimo, siamo orgogliosi di lei. Molto. Grazie. Molto. Abbracciami.
Non possiamo più. Ci ha cicato la faccia. Procediamo? Procediamo, sto per lacrimare, ma procediamo. Dai. Visto che Iris si sta rivelando così brava, così in gamba, e è così capace di vincere le sue paure, io vorrei chiederle ancora un piccolo sforzo e fare un piccolo passettino in più. Io vorrei chiederle di fidarsi di me e di provare ad accarezzare un'ape senza l'ausilio del guanto protettivo. Non sei obbligata a farlo. Mi fa troppo ridere, afflitta così, no, mi fai troppo ridere. Vuoi un minutino per pensarci? Grandissima! Queste qui sono le cose fatte. L'ho fatto piangendo, cioè nel senso. Dai, che la situazione sia buona. Ma perché vola? Perché vola, pensavi strisciasse un'ape. E fin quando stanno sedute sono anche quasi guardabili, quando volano proprio... Tu in ogni momento puoi dire stop, ti allontani, quella mano senza guanto te la metti nella tasca, quindi è protetta. In ogni momento cerchiamo subito la tasca. Esatto, lasciala aperta così non può succederti nulla. Unconditional. Oh, che sei bravissima. Ma sentono le mie urla? No, no. Non hanno le orecchie. Gli dà più fastidio i movimenti improvvisi. Unconditional. Tagli quella mano. There is no just. Dai, amore. Sì, aspetta. Oddio. Dai, c'eri quasi. Dai, ci sei. Ci sei, ci sei. Oh, guarda che sono... Non stanno col culo all'aria. Non te la senti toccargli il culo. Sinceramente. Molto selezionata la base. Ma... Ecco, dopo fai sentire la canzone originale che non ho capito. Toccata, 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 toccata. Dai, basta, ora è tutto in discesa. I will love you. Unconditional. Guardate che tenera. Guardate che carina. Triti, 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 triti. Ora mi dà un bel morso. Sei bravissima. Cioè, ti rendi conto che mezz'ora fa non volevi neanche scendere dalla macchina e ora le stai accarezzando. Brava, brava, brava. Cosa fai? Va bene. Ti propongo l'ultimo step se vuoi. Abbiamo l'ultimo step. Oh, io non so quale sia, quindi anch'io è tutto così, ora lo primo impatto. Ora lo metto via un attimo. Visto che sei stata così brava e visto che non voglio esagerare a fare cose troppo in là, però ti propongo di prendere in mano un maschio. Ok. È comunque la stessa identica sensazione che avere in mano un'ape, poi anche addirittura senza fargli male, mi raccomando che è una cottura, ci tengo, giocarci, tenerlo nel pugno, sentire che si muove dentro la mano, la sensazione di avere in mano un fuco è stranissima perché è qualcosa che si muove dentro, che fa quello che vuole. Dobbiamo trovare un fuco, speriamo di trovarlo. Questo qui naturalmente mi prendo la responsabilità delle cose che ti dico, puoi prenderlo come vuoi, come ti pare piace, non fargli male poverino, ci giochi, lo tieni, non schiacciare, è molto delicato. Se lo prendi per le ali, di solito quando devi imparare a prendere le api per le ali o le regine ti alleni coi fuchi, gli blocchi entrambe le ali in modo che lui non possa volare via, vedi che non sembra mostrare sofferenza. Sì, esatto, se, tipo cosa mi succede, ma in ogni momento che lo lascio lui se ne va. Ok. Mamma mia, ragazzi. Dio! Schiaccia. Schiaccia? Ce l'hai in mano tu. Ma secondo me è più spaventato lui per il tuo canto. Giocaci un po', tanto chiudo l'alveare così. Come si gioca con un fuoco? Se lo passi di mano in mano. No, ragazzi. Com'è qua la situazione? E se gli metto la mano qua? Gioca. Giocaci, vedi che cerca di aggrapparsi a te. Amore. Sì. Guarda che è un cucciolo, eh. Sì, sì, è un bambino a pochi giorni quel fuoco. Sono sconvolta. Non gli va un pochino di bene in più alle api, un pochino. Dai. È follia. Ciao. È follia. Tu non sei vero. Ti sei affezionata. A questo un pochino, fin quando non vola per me è tutto ok. È tranquillo? Sì. Ah! Oh! È sempre lui, eh. Aspetta, voglio fare un applauso. Brava! Se vuoi ci sarebbe anche un'ultimissima cosa non pericolosa, un gesto primordiale, antico come il mondo, che però è la fine del mondo, guardami.
se vuoi lo fai, se no no. Oh mamma mia. Cosa si tratta? Io questo non sapevo. Di cosa si tratta? È una cosa che i nostri antenati fanno da millenni. Ti prendi un bel ditazzo, un dito di questi qui proprio alla natura, lo pucci nel miele, guardami, e ti mangi il miele naturale direttamente dal favo. Ma vuol dire che bisogna togliersi non questo? Deve, no, lei può pucciare il dito, si allontana 20 metri e se lo mangia. Dagli una bella ditata qua. Intanto, ma che devo fare? Una bella ditata come ho fatto io, così vedi che loro non si arrabbiano. Tu fallo di qua. Ma io sto urbando. No? Vai, prendi. Oh ragazzi, queste volano, sono troppo incazzate secondo me. Qua? Sì, vai, vai, mettilo. Vai ancora, vai, di più, vai di più. Giralo. Giralo un po' dentro, brava. Tienilo in alto e allontanati. Ora ci allontaniamo a zona di sicurezza. Ci sei? Sì. 3, 2, 1. Com'è? Non c'entra niente col miele industriale, eh? No. Ah, ecco. Tu il miele così non l'hai mai assaggiato? No, no. Vuoi ancora un po'? Veramente? Ne vuoi ancora un po'? Sì. Ma come sì? No, guarda che è troppo buono il miele dal favo. No, ma io ci credo, ma lei aveva paura delle api, ora vuole andare a riprendere del miele, capito? È andata. Allora, posso dire che inizialmente ero tanto spaventata, ma la cosa che mi ha più spaventata alle api penso fosse il rumore. Cioè, proprio sentire quel frrrr, ma a me faceva tanta paura. E l'ho sempre, tra virgolette, odiate per questo motivo, perché appena sentivo un fruscio, un vibreo, un qualsiasi cosa, me ne scappavo, impauritissima. Però posso dire, dopo aver vissuto un'esperienza del genere, mi sono anche resa conto che non c'è cattiveria in natura negli animali, cioè a meno che tu non gli dai fastidio o involontariamente non appunto gli dai fastidio, sono tranquilli. Quindi posso dire, di queste api non ho più paura praticamente, delle altre continuerò a essere un po' scettica quando le vedrò, però comunque non urlerò e non scapperò dall'altra parte. Quindi secondo me missione compiuta, una paura non dico superata ma comunque affrontata, e sono felice così. Allora Iris era partita malissimo, infatti ho detto mio Dio, non riusciremo mai a affrontare questa sfida, anche perché non è facile, cioè io non mi sono avvicinata assolutamente. Invece si è rivelata per ora secondo me quella che ha affrontato la paura al 100% al meglio. Quindi sono molto fiera di lei, sono contenta che alla fine ce l'abbia fatta. Ovviamente le paure si superano step by step, però lei ha fatto step by step in uno step solo, quindi in una sola giornata. Sono molto fiera di lei, brava Iris. Allora, io sono Pippo Frasson, faccio l'apicoltore biologico nomade, chi non sa cos'è si informi. Oggi ho avuto l'onore e il piacere di provare a insegnare a una persona che ha detto che aveva paura delle api qual è questo meraviglioso mondo. Spero nel mio piccolo di essere riuscito a dare un piccolo contributo, perché comunque l'apicoltura è un pezzo di quella natura di cui facciamo parte e siamo tutti un'unica grande cosa. Speriamo che questo seme dia frutti. Un abbraccio a tutti e grazie per la vostra presenza in azienda. Finito! Abbiamo fatto Iris, è tutto finito. Com'è andata? Okay. Io direi che è andata benissimo, siamo orgogliosi di Iris. Mamma, bravissima. Non sono stata Speriamo. Punta, quindi sono felice. Vabbè, però non sei stata punta perché avevamo un professionista a fianco. A fianco, ovviamente, quindi... Speriamo di averle aperto un mondo, dai. Allora, qua siamo un po' oltrepassando il limite, però diciamo che non urlerò più se vedrò un'ape, rimarrò piuttosto immobile. Promessa? Promessa con il mignolino. Va bene, ci sto, Ma da 1 a 10? Se prima mi hai detto che avevi paura... 8. Da 1 a 10 adesso, quanto hai paura? Dopo che abbiamo toccato le api, abbiamo preso il telaio in mano, senza guanti, ci siamo avvicinate prima con tutta la tuta. Sincera. Allora, di queste api ho paura 4. Di queste api, quindi le tue non ha paura. Tanta roba. 4 su 10 è poco, eh? Delle api in natura 6. Però comunque non è 8. Esatto, no. Brava, ci vediamo nella prossima puntata di Affronta le tue paure e grazie mille per questa fantastica grazie esperienza. Grazie a voi. Ciao. Ciao.